Signori, come avete potuto ben intuire, purtroppo, perché devo dire purtroppo, siamo qui con la parte 7 delle Coca-Cola. Speravo di non arrivarci a 700 like nell'ultimo video, e l'abbiamo ampiamente superato. Quindi, se volete la parte 8 di queste Coca-Cola, ovviamente chiedo 800, e ripeto, 800 like. Onestamente spero di non arrivarci perché non le sopporto più queste Coca-Cola, giuro, basta Coca-Cola per il resto della vita. Ragazzi, prima di lasciarvi lo spacchettamento di queste Coca-Cola, volevo ricordarvi di lasciare anche un bel like perché domenica arriverà il video acquisti del mese di giugno. Quindi, un motivo in più per lasciare like se volete. Anche perché il video è più atteso del canale, quindi lasciate like. Poi, ragazzi, a fine video, per i più malati di collezionismo come me, mostrerò due figurine veramente importanti che si sono esaurite di recente in Panini. Vi ricordo che se volete sempre essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Panini, su tutte le rookie, su tutte le esaurite, vi lascio il link in descrizione per seguirmi su Instagram. E con le mie storie siete sempre, dico sempre, aggiornati su tutto quanto, anche sulle uscite. Ad esempio, queste due figurine già sapreste quali sono. È mezza bottiglia di Coca-Cola, secondo voi riesco a finirla? No, raga. Non riesco a finirla. Che tra l'altro c'è dentro Thiago Alcantara, ragazzi. Thiago Alcantara. Andiamo a spacchettarci le altre 10. Eccoci qua, ragazzi, a spacchettarci queste 9 Coca-Cola rimaste, anche perché una l'ho già aperta prima e ho trovato il buon vecchio Thiago Alcantara. Come sempre, ragazzi, mi sono già portato avanti un po' con la linguetta, quindi direi di non perdere altro tempo, cominciare a spacchettare. Prima, ragazzi, vi ricordo, come sempre, che se volete essere salutati in un mio video dovete scrivere sotto nei commenti hashtag salutami, lasciare un nickname, iscrivervi al canale e verrete salutati nel prossimo video. Detto questo, andiamo subito a spacchettare! Alla fine del video vi ricordo che per i più malati di collezionismo come me ci saranno queste due figurine esaurite più una! Quindi non perdetevelo! Andiamo subito con la prima Coca-Cola. Vediamo, ovviamente, aperta malissimo, ovviamente, come biasimarlo. Abbiamo Teghia, però! Abbiamo Teghia come prima. Seconda cochina. Seconda cochina, vi ricordo, ragazzi, 800 like se volete la parte 8. Esce Xherdan Shaqiri, che con la Svizzera ha appena buttato fuori mangia baguette dei francesi. Quindi, vamonos! Coca-Cola numero 3. Vediamo. Vediamo chi ci troviamo adesso. E abbiamo Lukaku. Ok, ok, da tanto, ragazzi, che non trovavo Lukaku. Mi fa piacere ritrovarti, vecchio amico. Quarta cochina, e dai, vediamo. E abbiamo 4 diversi su 4. Come sempre, i ritmi sono buoni. E mi ha trovato Matteo Kovacic. Cochina numero 5. Facciamo un po' di suspense. Vediamo chi troviamo adesso. Ed è Griezmann. E per ora 5 su 5, tutte diverse. Sesta cochina, vediamo. Dai, Alaba! Bomba questo, bomba! Quindi, per ora 6 su 6, tutte diverse, ragazzi. Cochina numero 7, vediamo se anche questa è diversa. Altro aumento di suspense, e abbiamo, vediamo se riusciamo a riconoscere, solo facendo così. Appena trovato, subito, doppio, David Alaba. Comunque abbiamo trovato anche Thiago Alcantara di diverso, quindi per ora 7 su 8, tutte diverse. Andiamo con la nona cochina totale, vediamo, dai, e abbiamo, l'ho visto, ragazzi, lo sto cominciando a odiare, Lukaku, ti ritorno a odiarti, Romelu, quindi vedi di non segnarci oggi, perché è veramente sbotto. Ultima cochina, 9 tra queste, più una totale aperta prima, quindi totale 10 come sempre, e abbiamo, questo giro, e abbiamo, vediamo se ci darà un po' bene, e abbiamo, Shaqiri! Apprezzo solo perché con la Svizzera avete buttato fuori mangia baguette. Questo su questo sono felice. Devo sperare, ragazzi, che questo ragazzo stasera non faccia danni, perché veramente se no siamo veramente messi male. Però confido nell'Italia. Forza azzurri! Ragazzi, spero che questo spacchettamento di Coca-Cola vi sia piaciuto. Passiamo alle esaurite in Panini, più alcuni consigli che voglio darvi su cosa acquistare prima dell'esaurimento. Ragazzi, sono appena esaurite queste due, e dico due, figurine. Ed in più si è esaurita anche la 145 della Copa America 2019, quindi anche abbastanza recente. Partiamo, ragazzi, con la numero 251, calciatore 2014-2015. Vi ricordo, questa è una raccolta maledetta, ci sono un sacco di figurine che sono state esaurite, quindi questa non mi sconvolge, anche perché è il Paul Pogba. Attualmente gioca nel Manchester United, è vero, e questa, ragazzi, era la sua ultima stagione in maglia Juventus. Non poteva assolutamente non andare esaurita, perché è un top player questa, assolutamente. Ha talmente tante esaurite, ragazzi, questa collezione, che questa non poteva mancare tra quelle. Poi, ragazzi, abbiamo la numero 316 dei calciatori 2016-17. Questa si è esaurita giusto l'altro giorno, forse ieri mattina.
Ed è chi è, ragazzi? Chi è? Ed è Gianluigi Donnarumma, la sua seconda figurina, proprio totale, dopo la rookie c'è questa. E ci sta che questa sia esaurita, anche perché Donnarumma è un grande portiere. Purtroppo andrà a trasferirsi al PSG a fine stagione, quindi non riusciremo più a trovarla tra i nostri calciatori. Ah, ragazzi, scusate, mi sono sbagliato. Quella di Pogba non era l'ultima figurina in panini con la maglia della Juventus, perché era questa qua della stagione 2015-16. Questa è giusto dell'anno prima, quindi scusate. Ah, e ovviamente vi consiglio di acquistarla. Così, ragazzi, come vi consiglio di acquistare questa figura di Pogba, che non è la sua prima figurina, la sua seconda in maglia Juventus, ed è della stagione 2013-14. Quindi, se riuscite, reperitela, perché è un grande, grande top player. Queste, ragazzi, sono le tre figurine di Donnarumma che per ora si sono esaurite. Cosa vi consiglio tra queste? Cioè, non tra queste perché si sono esaurite. Qua in mezzo, prima della stagione 2018-19, ce n'è un'altra, che è della stagione 2017-18. Parliamo di questa figura di Donnarumma. Se le altre si sono esaurite, non vedo il motivo per cui questa debba rimanere lì. Ragazzi, l'ultima figurina che si è esaurita giusto questa settimana è la figurina della Copa America di Lautaro Martinez, la prima per l'esattezza in maglia argentina. E se ci fate caso, è uguale, cioè è un fotomontaggio della figurina dei calciatori 2018-19, che penso che anche questa si esaurirà non tra tantissimo, ma neanche fra pochissimo. Però acquistatela visto che siete ancora in tempo. Rimane il fatto che è la prima figurina in maglia Inter, quindi prendetela. Ragazzi, con questo video è tutto. Io ora, detto questo, vi lascio direttamente ai saluti. Con questa bellissima figurina del Polpo Pogba, che è una raccolta maledetta, vi ricordo, la stagione 2014-15. Voglio salutare Gibo, Matti12 Azzurro, Roberto Mancini, Franco, Paolo, Eddie015, Giuseppe, Gabriele, Svizzera, Coco, Ti Mando Ronaldo, Mattia e Cico. Vi risaluto tutti e vi lascio al prossimo video!